Ma da quanto tempo finalmente mi ha invitato Andrei, il mio fan, Kazu! E io stavolta gli scrivo ciao Francesco, perché lui sbaglia sempre il mio nome e scrive Kazu con la C, ma non mi chiamo Francesco. E io non mi chiamo Kazu con la C, ti chiamerò Andre solo se tu mi chiamerai Kazu. E lui ci scrive, non ho capito, Kazu, voglio giocare con te a un gioco. Sentiamo che gioco. Prima giocavo con un mio amico a obbligo, con 3B tra l'altro, o verità. Voglio giocare anche con te a obbligo verità. Beh, non avuto una brutta idea. Sì, Andre, ma come facciamo su Brawl? C'è solamente un piccolo problema, non stiamo di persona. Posso farti obbligo verità su Brawl? Vabbè dai, ma questo qui gioca 24 ore su 24 a Brawl, ancora deve imparare il nome del gioco. Che tipo di obbligo verità? Tipo, se scegli obbligo ti faccio shoppare. Ah, ora ho capito dove vuoi arrivare. Io voglio partire con verità. Aspetta, chi ha scritto qui? O fare una partita con un brawler che di Kojo, ma che cazzo, geroglifici? Raga, ma che domanda mi ha fatto? Ti piace la TikToker? Che ne vuoi sapere tu? Beh, per chi non conoscesse la TikToker, vuol dire che non si è visto gli scorsi video e non avete idea di cosa vi siete persi, una cosa incredibile. E lui ci scrive, sono curioso, secondo me ti piace? No, non mi piace, però se vuoi nei prossimi giorni giochiamo con lei. Cioè, vi immaginate Andre che gioca con la TikToker? Secondo me succederà una cosa incredibile. Ok, ma sei più contento tu a giocare con lei? Perché ti piace? E a te piace Andre, visto che ne parli così tanto? No, perché sono già fidanzato. Ma cosa dice? Aspetta, scegli obbligo o verità? Lui sceglie verità e io gli chiedo, sei davvero fidanzato? Lo sapevo, ne sono sicuro, ormai lo conosco come le mie tasche questo bambino. E ci ha scritto no. E di nuovo ci scrive, obbligo o verità? E questo qui è un altro gioco proprio, non c'è l'accento sulla A. Stavolta ti dico obbligo, vediamo cosa si inventa. Ok, fai una partita con Papera con i comandi invertiti. Aspetta, che vuol dire Papera? Ti prego non dirmi che si riferisce a Piper, se no bene vado. Il brawler con l'ombrello, come non detto, si riferisce a Piper. Invertiamo i comandi ed eccoci qui nel bel mezzo della partita con i comandi. Vabbè dai, è impossibile, è morto anche Andre, però in questo modo perdiamo coppe inutilmente. Hai giocato troppo male. E grazie, avevo i comandi invertiti. Perché li hai invertiti? No, ma sei scemo? Ma questo qui ci è o ci fa? Ah ok, c'ha scritto scherzo. E Alessandro è il fortunato di oggi che si becca la mia amicizia. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu. Mi raccomando, codice KAZU se vuoi la mia amicizia. Beh, ho sbagliato a scrivere. Comunque intendevo obbligo verità. E lui ci risponde ancora più correttamente con obbligo con 3B. Qui ci faremo le risate. Ti obbligo a scrivere in inglese per il prossimo minuto. Cosa hai mangiato oggi? Ma io non so parlare inglese, l'ho studiato poco. E infatti devi scrivere, non è che devi parlarlo. Oggi have mangiato the pasta with salsa. Ma è una nuova lingua? Qui ci vuole un interprete, secondo me. Is onte e più lo ihilo. Raga, qui vi giuro che davvero non ho capito. Prima che ha mangiato la pasta con la salsa, più o meno ci sono arrivato per una regola, ma qui non ho capito. Parli inglese ben perché yes. Ok, vediamo come ci risponde in inglese alla domanda chi è il tuo youtuber preferito. My youtuber bel Iz Kazu. Sembrano tante parolacce, però non ci pensavo. Comunque sono io. Kazu si scrive con la K, non con la C. Mi stavo per confondere anche io. Sei amazing. Ma quanto è dolce. Ok, però basta parlare in inglese, perché mi iniziano a bruciare gli occhi leggendo questo obbrobrio. Ok, sono stato bravo? Sì, bravissimo. Che voto hai in inglese? Chi è la tua prof? 7. Ok, sembri un madrelingua, ma non sono femmina. Ah, giusto, padrelingua. In che senso? Beh, lascia perdere che è meglio. Obbligo o chiarita? È un nuovo gioco, ho inventato ancora un altro gioco. Io rispondo obbligo con tante B, come scrive Andre. Ma si scrive con 2 B. Ah, addirittura ora lui vuole correggere me. Scusa.
Correttore automatico. Mangia un cucchiaio piccolo di sale. Aspetta, ma non erano riferiti al gioco? Non più. Ah, e ci richiede di nuovo, fai l'obbligo. Stavolta scritto con 3B. Bene, di qua abbiamo il sale. Oh mio Dio, cucchiaino ha detto, Rieccomi, ti odio, Andre. Lui piange e scrive, ma io ti amo. Oddio. Ok, sorvoliamo questo, obbligo verità. E lui ovviamente scrive, obbligo. Beh, fai ultimo posto in una sopravvivenza. Non che per te sia difficile, perché secondo me lui le perde tutte. Perché mi fai perdere coppe? Vabbè, tanto si è abituato. Guarda qui, ha messo Eugenio, che con Eugenio ha meno coppe. Però è furbo. Ma io sono ancora più furbo, devi mettere il brawler con più coppe. Lui continua a scrivere no, è un obbligo. E gli scrive l'obbligo è uno, non due. Non avevo ancora finito di scrivere, i patti si mantengono. Sei un imbro... Ma cosa? È uscito! Ma stiamo scherzando? Dai, Andre! Ma dai, però, se fa così... Guarda che rifiuta l'invito! Dai, ma non scherzare! Ma perché mi rifiuta l'invito? Ok? Ok, fermi, è rientrato e sta scrivendo. Cosa vuoi? Dai, Andre, va bene con Eugenio, ma ne devi perdere due. Non devi imbrogliare. Ok, i-i-lim-i-i. Qualcuno può tradurre il giapponese nei commenti? Qualcuno che sa parlare il giapponese se lo traduce, grazie. Ma cosa? È uscito di nuovo, non ci credo. Ti prego, accetta. Ah, era uscito perché ha giocato la partita. Aspetta, ma non avevo visto, rifallo. Lui ovviamente ci scrive, no dai, ti prego. Ok, è uscito. Eccolo qui, è in battaglia. Ovviamente è arrabbiato. E mi sa che si fa killare da bombardino. Ma secondo me lui già di base si sarebbe fatto killare. Grande Andre. Bravo, sei un uomo di parola. Ora tocca a me. Obbligono o verità? Obbligo ovviamente. Oh cavolo, adesso mi vendico. Forse avrei dovuto scrivere verità. Ti prego, non essere cattivo. Shoppala più costosa. Perché è censurato? Skin. Cioè, ma state scherzando? La skin più costosa costa 300 gemme, che sono quasi 20 euro. Ma dai, Andre, 299 gemme, no. Sì, shoppa. E va bene, andiamo a ricaricare le gemme. Ma prima, codice Kazu KZU. Mi raccomando, inseritelo prima di ricaricare le gemme. Ed eccole qui, 360 gemme. C'è zio d'America. Me l'ha detto il bimbo di 8 anni. Su dai, però, bomecia è carina. Boom, 299 gemme shoppata con il codice Kazu. Ed eccola qui. L'ho selezionata e gli ho scritto, ti piace? Sì. E ci mancherebbe pure, 300 gemme.